Ciao amici, è accaduto davvero, nel 2021 ho aperto partita IVA. Olè! In questo video voglio mostrarti come si fa ad aprire partita IVA forfettaria e soprattutto quanto costa senza tralasciare assolutamente niente. Parlerò della mia esperienza, del perché ho aperto partita IVA, di come calcolare le tasse e contributi e come può diventare tutto molto più semplice con un servizio online che vi racconterò alla fine. Iniziamo! Prima di tutto voglio fare un breve excursus sulla mia attività lavorativa e su cosa mi ha portato ad aprire partita IVA. Nel 2017 ho aperto insieme a due soci la mia prima attività. Si chiama B-App ed è un'azienda di elettronica attiva in particolare nel ricondizionamento e vendita di prodotti di elettronica, computer, tablet, smartphone e poi nella riparazione degli stessi prodotti. Ovviamente come azienda abbiamo una partita IVA che però non posso utilizzare io personalmente. Sin dall'inizio di questa prima azienda ho scelto di non lavorare a tempo pieno perché volevo avere del tempo per studiare, per imparare qualcosa di nuovo oppure per interessarmi ad altri campi. All'inizio non è stato per niente semplice perché avere un'azienda richiede molto impegno e molta concentrazione, ma a un certo punto ho iniziato a percepire di essere pronto e soprattutto ho capito che nella vita è importante diversificare le proprie fonti di reddito. In particolare ho iniziato a pianificare vari progetti: la creazione di video YouTube, come questo che stai guardando, la creazione di una piattaforma per videocorsi, che siano miei o di altri professionisti, e le consulenze in ambito marketing. Beh, insomma, tutte queste cose mi hanno spinto a dovere e a voler avere un modo diverso per poter fatturare. Voglio passare ora a mostrarti per filo e per segno quali sono i costi della partita IVA e come si calcolano. Ehi, scusa! Scusa! Ciao, non voglio rubarti molto tempo, voglio solo dirti che questo video è offerto da me stesso, da me medesimo, dal mio tempo e insomma ti ringrazierei veramente tanto se tu potessi supportare questo progetto mettendo un bel pollicione in alto e iscrivendoti al mio canale, sarebbe davvero di grande aiuto. Ciao, a presto! Quando si esegue un'attività imprenditoriale, ossia quando si ha una partita IVA, si ha l'obbligo di pagare le tasse. Dunque si parte dal fatturato lordo, che è banalmente l'incasso totale, senza che ancora sia stato tolto nulla. Ma queste famose tasse che cosa sono? Spesso si fa un po' di confusione e allora andiamo a scorporarle nei singoli elementi. Beh, tutto sommato non è neanche troppo complicato. Nella partita IVA forfettaria abbiamo da considerare tre elementi. Prima di tutto le imposte, le tasse. Al secondo posto abbiamo i contributi previdenziali, cosiddetti INPS, e al terzo posto abbiamo il costo del commercialista. Possiamo riassumere tutto questo così: abbiamo il fatturato lordo, dal quale vanno tolte le imposte, i contributi previdenziali e il costo del commercialista, e alla fine avremo il guadagno lordo. Attenzione però, il guadagno lordo si chiama così lordo perché da questo importo si dovranno andare a sottrarre tutti i costi per il funzionamento vivo dell'attività. Per dire, un pizzaiolo dovrà toglierci il costo della farina, del pomodoro e di tutti gli altri ingredienti, un parrucchiere dovrà togliere il costo dei prodotti che usa, un macellaio il costo della carne e così via per tutte le altre professioni. Se dal guadagno lordo si tolgono tutte queste cose, beh, alla fine si arriva al guadagno netto, che è quello che resta per davvero all'imprenditore. Ora, prima di calcolare precisamente a quanto ammontano i vari costi, cerchiamo di capire perché si chiama partita IVA forfettaria e in che cosa si differenzia dalla partita IVA ordinaria. Nella partita IVA ordinaria a fine anno si fa l'elenco di tutti i guadagni avuti e di tutti i costi sostenuti, ma attenzione, i costi sostenuti non sono tutti uguali l'uno all'altro. Alcuni costi si possono detrarre, alcuni si possono dedurre, alcuni si possono scaricare, alcuni no. Insomma, alla fine, dopo un complicato conto, che solitamente fa il commercialista, si arriva a capire quanto bisogna pagare di imposte. Nel caso della partita IVA forfettaria, il conto è molto più semplice. Perché? Perché è forfettaria. Infatti, in base al tipo di lavoro svolto, quindi in base in particolare al codice Ateco della partita IVA, si ritiene che l'attività abbia un certo coefficiente di costi. Ora, in base al coefficiente, si calcola la base imponibile su cui pagare le tasse. Ma facciamo subito degli esempi per essere più chiari. Prendiamo esempio la pizzeria di prima. Il coefficiente assegnato a questo tipo di attività è del 40%, quindi il legislatore ritiene che la pizzeria, per funzionare, abbia costi per il 60% e quindi questi non vadano tassati. Il rimanente 40% invece è tassato. Mettiamo che nel nostro esempio la pizzeria dichiari un reddito lordo di 20.000 euro. Questo vuol dire che il reddito imponibile, ossia quello sulla base del quale saranno calcolate le tasse, è del 40%. Ora, il 40% di 20.000 euro è 8.000 euro. Mettiamoci anche un altro esempio. Prendiamo un consulente ingegneristico. Secondo la tabella ha un coefficiente del 78%.
Ora mettiamo che Giovanni, che è un consulente ingegneristico, dichiara un reddito lordo di 52.000 euro. Questo vuol dire che il reddito imponibile, ossia il reddito sulla base del quale saranno calcolate le tasse, è del 78%. Quindi il 78% di 52.000 è 40.560 euro. Ora che abbiamo definito qual è la base imponibile, andiamo a calcolare le imposte da pagare. Anche in questo caso le imposte sono forfettarie e sono al 15% dell'imponibile. Addirittura nei primi 5 anni di partita IVA si può accedere a un regime ancora più agevolato che si chiama regime forfettario startup. In questo caso le imposte sono al 5% invece che al 15%. Andiamo dunque a fare il conto delle imposte nel regime forfettario. Riprendiamo gli esempi di prima. La pizzeria ha una base imponibile di 8.000 euro. Le imposte sono dunque il 15% di 8.000, ossia 1.200 euro. Ora facciamo un breve riepilogo. Il reddito lordo è di 20.000 euro. Il reddito imponibile è di 8.000 euro. Le imposte sono del 15%, ossia di 1.200 euro. In questo momento il guadagno lordo è di 20.000 meno 1.200 euro, ossia 18.800 euro, ma attenzione che è un guadagno lordo ancora provvisorio, perché manca ancora tutta la parte di contributi previdenziali. Nel secondo esempio, il consulente ingegneristico ha una base imponibile di 40.560 euro. Le imposte sono sempre il 15% e dunque sono 6.084 euro. Anche qui, facendo un breve riepilogo, il reddito lordo è di 52.000 euro, il reddito imponibile è di 40.560 euro e dunque le imposte, che sono il 15%, sono di 6.084 euro e il guadagno lordo è quindi di 45.916 euro. E voilà, il calcolo delle imposte nel regime forfettario è presto che fatto. Come dicevamo proprio un attimo fa, però non è ancora tutto, perché per avere un quadro più chiaro dobbiamo calcolare anche i costi previdenziali. Per farlo, prima di tutto è importante sapere che questi variano in base al tipo di attività svolta. Infatti per alcune professioni ci sono delle casse previdenziali di riferimento, come per esempio la Cassa Nazionale del Notariato, appunto per i notai, la Cassa Forense per gli avvocati, oppure la CNPAG, che è la cassa di riferimento per i geometri. Mentre in tanti altri casi non c'è nessuna cassa specifica, vuoi perché i lavoratori del settore sono pochi, oppure perché sono lavori molto recenti. Bene, in tutte queste circostanze si accede alla gestione separata dell'INPS. Beh, per fare un esempio, pensate a tutto il mondo di internet, social media manager, webmaster, consulenti del marketing, tipo me, gente che guadagna grazie ai social, influencer, insomma, tutti questi qua stanno all'interno della gestione separata dell'INPS. E in questo caso, poiché mi riguarda direttamente, farò i conti per un professionista iscritto alla gestione separata dell'INPS. Ora, l'aliquota viene cambiata di anno in anno, ma presso poco resta più o meno uguale. Il riferimento del 2021 è l'aliquota al 25,98%. Quindi seguiamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per le imposte. La pizzeria ha una base imponibile di 8.000 euro, dunque i contributi previdenziali sono il 25,98% di 8.000, ossia arrotondando 2.078 euro. Quindi ancora una volta, facendo un nuovo riepilogo, reddito lordo 20.000, reddito imponibile 8.000, le imposte sono al 15%, ossia 1.200 euro, i contributi previdenziali sono 2.078 euro, quindi il guadagno lordo, sempre ancora parziale, è di 16.722 euro. Nel secondo esempio, invece, il consulente ingegneristico ha una base imponibile di 40.560 euro. I contributi previdenziali dunque saranno il 25,98% di 40.560, ossia 10.537 euro. Anche in questo caso andiamo a fare un riepilogo: reddito lordo 52.000, reddito imponibile 40.560, le imposte sono al 15%, ossia 6.084 euro, i contributi previdenziali sono 10.537 euro e quindi il guadagno lordo, ancora una volta parziale perché manca ancora l'ultimo costo del commercialista, è di 35.379 euro. Eccoci dunque arrivati alla fine del conto. Nel caso tu abbia una cassa specifica di riferimento, è molto semplice, basta cambiare l'aliquota di riferimento e tutto il conto si adatta alla perfezione. Ora, attenzione, qualcuno potrebbe obiettare che i contributi previdenziali non sono un costo perché quando arriveremo alla pensione ci saranno restituiti. E tutto questo è vero, è giusto chiarire che le imposte e i contributi previdenziali hanno una natura completamente diversa. Dall'altra parte però è giusto anche sapere che nel breve termine li possiamo considerare come costi, perché passeranno tanti anni prima che siano disponibili nuovamente nel nostro portafoglio. È tutto finito? Beh, quasi tutto finito. Ancora c'è un ultimo piccolo step, ossia calcolare il costo del commercialista. Sebbene sia un costo solitamente inferiore rispetto alle imposte o ai contributi previdenziali, può riservare delle amarissime
gravissime sorprese. Infatti la burocrazia di una partita IVA forfettaria è meno complicata delle altre, ma basta sbagliare una virgola e potrebbero metterti in croce per anni e anni. È per questo che voglio consigliarti un servizio che ti permette di fare tutto online, lasciandoti tutto il tempo per la tua attività e rendendo il processo semplice e senza stress. Si chiama Fisco Zen e ti accompagna nell'apertura e nella gestione della tua partita IVA. Ora, una delle cose che mi colpisce di più della piattaforma è la capacità di mettersi dalla parte del professionista. Infatti a me da professionista, cavolo, dà una noia tremenda non sapere in anticipo quanto dovrò pagare l'anno prossimo di tasse. Perché avere questo tipo di dati dal commercialista solitamente è qualcosa di impossibile. Magari devi fare una mail, devi chiamare, richiederlo, ricordarglielo di nuovo e poi nel frattempo hai già emesso delle altre fatture e quindi il conto andrebbe rifatto da capo. Bene, al contrario, nella dashboard di Fisco Zen si può vedere il prospetto delle tasse che si aggiorna in automatico secondo le fatture inserite. Quindi vado sulla piattaforma, fatturo, vedo aggiornato automaticamente il conto delle tasse che dovrò pagare e sono molto tranquillo. E attenzione, non solo vedo quanto dovrò pagare, ma anche vedo quando dovrò pagare e soprattutto per qualsiasi richiesta ho un consulente dedicato che può rispondere alle mie domande. Ora ragazzi, io sono veramente soddisfatto di questo servizio, sono così soddisfatto che ho chiesto a Fisco Zen di fornirmi un codice di benvenuto tramite il quale ti possa iscrivere al loro servizio con uno sconto iniziale. Te lo lascio qui sotto in descrizione, puoi usarlo oggi, puoi usarlo domani, puoi usarlo fra un anno, insomma quando ti senti pronto a fare questo grande passo, puoi prenderlo, riscattare i tuoi 50 euro e prenderlo come un benvenuto per la tua nuova attività professionale. E poi ragazzi sì, grande passo, ma fra parentesi, con Fisco Zen fanno tutto loro, quindi insomma sì, un grande passo, però super aiutati. Veramente top. Conclusioni, grazie mille per aver visto questo video. Vi ricordo ancora che se volete usare Fisco Zen per gestire la vostra partita IVA, potete chiedere una consulenza completamente gratuita tramite il link che trovate qui sotto in descrizione. Per qualsiasi necessità oppure richieste di chiarimento, ricordatevi che potete scrivere nei commenti sempre qui sotto e sarò ben contento di rispondervi. Per il resto lascio il link per entrare all'interno del mio canale Telegram, che è un posto un pochino più intimo dove parlo più a fondo di tante cose che faccio e di come le sto pensando e di come le sto sviluppando. Se questo video ti è piaciuto, se ti ha dato dei buoni spunti o se banalmente vuoi sostenere il mio progetto, lascia un bel pollicione in alto e iscriviti qui sotto al canale. Io ti ringrazio ancora e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!